Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero. Andiamo anche oggi a vedere l'energia del giorno. Ok, la prima carta è uscita. E intanto io vi ricordo che per avere una sessione con me vi basterà andare sul sito internet oppure inviare una email alla mia assistente. Uh, se volete diventare miei studenti di qualunque cosa, quindi tarologia, magia evolutiva, magia d'amore, psicologia karmica ed energetica, inviate anche qui una email o andate sul sito. E adesso andiamo un attimino a vedere la terza carta che scapperà, che cosa ci vuole dire. Ok. Dunque abbiamo un due di bastoni, un carro rovesciato e un due di denari. Ed ecco che immediatamente chiedo ai miei studenti di riflettere, guardare le carte e riflettere da quello che a primo impatto arriva, perché qualcosa arriva a primo impatto, ve lo garantisco. Um, mettete in pausa magari e poi riascoltate. E allora... Che cosa arriva a primo impatto? Avete notato che abbiamo un 2, un 2 e in centro un'altra carta, un arcano maggiore rovesciato. Avete notato che questi, questi due ai lati stanno a rappresentare una sorta di indecisione, una sorta di. Tenere un piedino qua e tenere un piedino là, uh, faccio questo, faccio quello, mh, gioco con questo, gioco con quello, tengo su questo, tengo su quello, vado a destra, vado a sinistra. Avete notato che questi due due parlano proprio di. Mm, parlano proprio di uh, bivi. Ecco, parlano di bivi, parlano di strade che si biforcano, di opzioni che si aprono, opportunità che si aprono. Ricordatevi che noi viviamo in un universo dove il destino non è scritto con il sangue, il destino è una traccia, è una traccia, lungo questa traccia noi abbiamo degli eventi che sono, come dire, fissi, che non possiamo evitare, ma non al 100% comunque, però ecco, in linea di massima ci sono degli eventi che non si possono evitare, ma lungo il percorso in cui ci sono questi eventi non evitabili. Noi abbiamo tanti modi per arrivare da una tappa alla tappa successiva ed è lì che il nostro libero arbitrio agisce. Quindi quando ci si aprono dei bivi, quando ci sono delle opportunità di fronte a noi, quando si aprono delle finestre spazio-temporali, dei portali energetici e noi possiamo attraversare questi portali energetici andando dovunque vogliamo, ecco questo è proprio uno di quei casi. Questo per me è un portale energetico, una di quelle porte. Uh, multidimensionali oltre le quali noi possiamo shiftare in tanti diversi universi paralleli, in una versione diversa del nostro universo. Uh, ci sono delle teorie molto interessanti di fisica moderna che spiegano come noi, istante per istante, non facciamo altro che shiftare da un universo all'altro. In un mare di universi paralleli che si differenziano fra loro solo da piccoli elementi. Ecco, questo è proprio invece un esempio in cui magari abbiamo un grande shift da poter fare: e questa sembra proprio lo stare davanti alla porta, guardare le opzioni e scegliere dove vogliamo che questo portale ci trascini, dove vogliamo arrivare. Il due di bastoni, infatti, siamo noi che siamo fermi e guardiamo. Guardiamo, con distacco emotivo, tra l'altro, guardiamo le opzioni, le osserviamo. Potremmo essere noi che guardiamo internet, potremmo essere noi che osserviamo, noi che studiamo la situazione, noi che guardiamo gli altri oppure guardiamo un qualcosa che ci interessa. Possiamo essere noi che guardiamo dall'alto la nostra vita, per fare due conti. Il risultato è il carro rovesciato, cioè il carro rovesciato uh, ormai lo sapete è il sapere esattamente dove andare ma non sentirci pronti ad andare. Quindi sì, siamo già in macchina ma se non facciamo benzina e accendiamo il motore non andiamo. Quindi ecco il carro rovesciato che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che non, uh, non siamo ancora sicuri al 100%, ci sono ancora dei dettagli che non vediamo chiaramente e che prima di partire vogliamo vedere chiaramente, più lucidamente. L'ultima carta è il due di denari. E quindi cos'è quest'ultimo due? È un tenere tutto in piedi finché non decidiamo. È un vedere un po' come vanno le cose, nel frattempo non mollare nulla, nel frattempo gestire un po' alla meglio tutto, fino a quando non capiamo davvero che siamo pronti. Ora, come vi dicevo inizialmente, abbiamo due due con un carro nel mezzo. Se noi siamo... Indecisi all'inizio e indecisi alla fine, è ovvio che il carro nel mezzo non si muove e rimane rovesciato. Questa energia d'Arcano Maggiore che invece rappresenta proprio il compito che la nostra anima deve fare e deve svolgere in questo momento è bloccato, perché fin quando la nostra mente non si mette d'accordo con tutto il resto dell'organismo, che sarebbe l'intuito, che sarebbe il nostro corpo energetico, che sarebbe ecco, non scendo qui nei dettagli, ma se volete i dettagli ci sono i videocorsi. Um, ecco che rimaniamo comunque con il motore spento e non giriamo la chiave ora Mm, vediamo un po' che cosa gli angeli ci consigliano di fare con questo tipo di energia perché è veramente un, è veramente un qualcosa di abbastanza impegnativo. Magari potremmo anche non accorgerci di quanto è impegnativo, però una parte di noi lo sa benissimo perché riconosce i, por i cosiddetti portali energetici. Quindi vediamo un po' qual è il consiglio degli angeli in questo momento. Che cosa ci dicono di fare? Prendiamo una carta, un 4 di fuoco, mm. il 4 di fuoco. Che, tra l'altro, altro dettaglio per i miei studenti: 2 più 2 fa 4. Noi abbiamo un 2 di bastoni. È un due di denari e questo corrisponde a un quattro di bastoni. Quindi è un po' come se questo 2 di denari si trasformasse in un altro 2 di bastoni per congiungersi con l'altro e formare dare origine a un quattro di fuoco. Quindi il quattro di fuoco è un rafforzativo dell'energia che abbiamo appena visto. Due bastoni a destra, due bastoni a sinistra. Eh, nel momento in cui questa indecisione verrà mh, superata, nel momento in cui ci sentiremo pronti di attraversare il portale, quindi di lanciarci in questo tunnel spazio-temporale per andare in un universo piuttosto che in un altro, sappiamo che, o perlomeno le carte, ci stanno dicendo che sarà un po' come il coronamento di un progetto, sarà come il raggiungimento di un, uh, di un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo. Sicuramente porterà soddisfazione, porterà abbondanza, pace, porterà felicità domestica. Quindi mh, possiamo tranquillamente, secondo me, sentirci un po' più sicuri e andare avanti. Tanto la scelta l'abbiamo appunto già presa. Per il resto, ragazzi, io vi invito ad andare sul sito, a inviarci una email e ci vediamo alla prossima.